Ha vinto meritatamente, io direi, contro la squadra del Lumezzane. Siamo andati anche lì a seguire questa partita. Questo segmento viene dedicato a loro perché lo meritano, una partita al vertice, perché il Marco Polo e il Voticino sono lì, lì vicini alla squadra di Nevio Pasotti e Mike Gosling. Prima di andare alla partita parliamo della Serie A, la Serie A 1 che ha visto un Brescia fuori casa completamente sottomesso al CUS Firenze. Qui abbiamo la possibilità, attraverso il nostro amico Dario Franzoni, dell'immagine delle mete della partita che ha decretato una sconfitta della squadra di Molinari Grangetto. Out on you, and they're always
Venga qua lei adesso, venga qua il capitano che voglio subito a caldo, più caldo di così, Marco, non si può. Sì, una partita molto molto tattica, lo sapevamo fin dall'inizio sarebbe stato così. È stata una partita molto maschia. Detto ciò, è stato bello giocare contro il Mezzano, una partita veramente, finalmente una partita di livello, con persone che ti facevano divertire in campo. Noi loro, secondo me è stata una bella partita, il pubblico si è anche divertito. Una dedica ci vuole a qualcuno, wow. L'altra volta hai salutato la mamma, forse si può dedicare alla mamma. Sì, no, le dico ancora alla mamma che ha portato fortuna, quindi grazie mamma, ciao. Oggi sei entrato titolare, quindi dall'inizio avevi una carica speciale. Una partita molto particolare, come l'hai vista? L'ho vista bene, abbiamo giocato bene, si è riuscito a imporre il nostro gioco. Loro erano forti fisicamente, però a Botticino nessuno viene a vincere. Secondo me oggi la squadra in campo che ha meritato è stata il Botticino. Ha vinto, secondo me, più che altro sulle touche, dove hanno vinto sia le loro che le nostre. Di conseguenza, sai, giochi un 70% in meno di palloni possibili. Giocare un 70% di palloni possibili è molto difficile, insomma. Quindi merito sicuramente a questa squadra. Una nota, secondo me, un po' negativa riscontrata nella nostra squadra è un po' la mancanza di carattere. Dobbiamo ancora maturare tanto, secondo me. Quando arrivano gli incontri un po' più scontri diretti, siamo un po' troppo nervosi, un po' poco cinici. Bene la mischia oggi, perché la partita da vedere, insomma, penso che nella mischia chiusa ci siamo difesi bene, poi però alla fine il risultato che parla, quindi merito al Botticino che oggi ha vinto e ha giocato meglio, insomma, sicuramente. Una guerra sempre sul punto di incontro, poi il primo tempo, primo quarto d'ora abbiamo fatto tanta pressione ma è concretizzato pochi punteggi e così giacciamo sempre speranza all'altra squadra. E loro hanno giocato bene, hanno fatto quello che volevano fare, hanno messo noi in difficoltà, anche in fasi statici, in touche, però siamo ancora lì e cerchiamo di lottare di più per andare avanti. Noi penso che abbiamo fatto una buona partita, è nelle corde di questa squadra giocare così, diciamo, noi siamo sempre un po' penalizzati per il campo, però considerate che la nostra è una squadra giovane. Ripeto, avere un tallonatore di 19 anni contro una squadra strutturata così è un discorso di progetto e questa è la cosa estremamente positiva. Facciamo una pausa, facciamo una sosta, torniamo subito, non cambiate canale, Special Rugby via tempo.